non salta zappa l'orto è la protesta contro i tagli decisi dal commissario a Venezia per risanare il bilancio comunale, raccoglie dipendenti, maestre, perfino i no grandi navi a Piazzale Roma e il traffico rimane bloccato. La protesta di oggi è una protesta stra legittima e doverosa, direi. Doveroso è che siano qui non solo i lavoratori ma anche molti cittadini veneziani. Protesteremo per tutto l'inverno e veramente invito tutte le mamme ad aiutarci, cioè abbiamo bisogno di loro. Il corteo raduna molte anime politiche della città, varie sigle sindacali. I soldi che mancano, dicono, li chiedono a chi li ha rubati e lo scandalo Mose mette insieme rabbia e sdegno di tutti. È incredibile che stiamo a tagliare servizi e stipendi con entrate del genere. Non può pagare il conto la città e i lavoratori di fronte alle responsabilità che sono da un'altra parte. È contro tutto quanto un'organizzazione del comune che va a penalizzare gli stipendi dei dipendenti e i servizi rivolti ai più deboli per far quadrare un bilancio, quando si potrebbe farlo quadrare sicuramente in altra maniera. Il corteo raggiunge Ca' Farsetti, non prima di aver attraversato e bloccato Calatrava e di aver srotolato uno striscione su Rialto. E da lì una delegazione si fa ricevere dal commissario, mamme e perfino bambini da Zappalorto, per far sentire la propria voce, per dire no alla falce sui servizi sociali e sugli stipendi. Per comportamento antisindacale il 26 settembre, quindi tra un paio di giorni, lo aspettiamo a Rialto per far valere i nostri diritti, dei nostri rappresentanti, dei lavoratori tutti e crediamo anche dei cittadini.